presente all'interno di queste nicchie. Amici del web, buonasera, ci troviamo nella piazza Michele Sovente di Cappella, dove artisti provenienti da diverse parti d'Italia si stanno divertendo a realizzare delle opere in un tempo massimo di 2 ore, delle opere online, o meglio in diretta dal vivo. Un'altra tappa di quello che è l'evento più grande, la manifestazione chiamata Art Explosion, quindi una piccola gocciolina di quel grande mare che è Art Explosion. Siamo, come ho già detto, nella piazza di Cappella, nella piazza Michele Sovente, che ancora una volta riesce ad avere un po' di lustro, riesce ad accogliere un evento importante e un evento culturale. Abbiamo visto alcuni artisti che non solo si stanno divertendo a dipingere, ma hanno coinvolto anche delle persone, sia adulti sia bambini, per avvicinarli in qualche modo a questa nuova arte. Cari amici, ci troviamo con Alessandro Mantovani, il curatore di questa arte, con Fly Can. Perfetto, che è uno degli artisti più bravi e più gettonati, insomma. Allora, Alessandro, questo come si chiama in particolare questo tipo di mostra che sarà? Certo, beh, noi apparteniamo alla corrente artistica del graffitismo e della street art, adesso in questo caso anche post-graffitismo. Abbiamo inaugurato ieri sera nella splendida casina Van Vitelliana la mostra Magma, che presenta per la prima volta, diciamo, in campagna i migliori writers italiani, selezionati in base al mercato che ha giudicato che sono i migliori, proprio perché sono quelli che vendono di più sul nostro territorio nazionale. Tra cui, alla tua destra, chiaramente abbiamo dei massimi esponenti italiani, Fly Cat, che si divide il lavoro tra Los Angeles e Milano. Allora, noi parlavamo di questo titolo Magma, un po' cioè evoca la terra flegrea. Perché abbiamo scelto quindi questo? Perché si è scelto questo titolo? Ma proprio per rendere omaggio a questa terra di grandi crateri che ci ospita, abbiamo voluto sottolineare come magma sia un elemento spettacolare della natura, ma al tempo stesso anche distruttivo, quindi pericoloso, anche come monito può servire per le future generazioni, per ricordarsi, insomma, che edificare va bene, ma bisogna anche stare attenti ogni tanto. E poi gli artisti si ispirano molto bene quando c'è il colore rosso, giallo, forti colori accesi, e soprattutto Flycat è uno dei massimi interpreti del tono su tono, per esempio. Allora, noi dicevamo prima, molto spesso, soprattutto in questa terra, attraverso con i graffiti, se così possiamo definirli, o i murales, comunque si creano degli atti vandalici. Invece abbiamo visto che con la stessa tecnica su tela si possono creare delle opere d'arte che in qualche modo sono non solo vendute, ma rappresentano una vera e propria qualità artistica. Assolutamente, noi rappresentiamo la parte buona del graffitismo, quindi non siamo vandali ma siamo artisti. Ma a proposito di questo, voglio che Flycat spieghi la nostra collaborazione con il Ministero della Gioventù e il perché noi siamo artisti e non vandali. Allora, artisti e non vandali perché? Ti spiego un attimo, allora, praticamente questo movimento qui nasce dalla strada, e dalla strada nasce e si nutre della sua linfa vitale, quindi la negatività. Praticamente bisogna capire questo qui è arte, ma non è arte bella, è arte cattiva, quello che noi diciamo. Praticamente tu devi prendere dalla negatività e fare una cosa positiva, e questo è quello che il writing, i graffiti o la street art, come dir si voglia. Poi praticamente 5 anni fa abbiamo cominciato a collaborare con il Ministero della Gioventù, perché il grandissimo Ignazio La Russa mi chiamò per dire: Fly, che tra l'altro è stato uno dei miei primissimi collezionisti, nel 91, ancora quando ero 21enne, sono 70, ok? Praticamente dobbiamo fare questa cosa qua, perché noi vogliamo continuare a collaborare con l'arte di strada, perché comunque è parte del nostro patrimonio artistico come italiani, ok? Quindi abbiamo già un bagaglio molto culturale molto grosso alle nostre spalle, e vogliamo collaborare con voi, però bisogna un attimino scindere dal negativo al positivo. Quindi vogliamo farlo e portiamolo avanti. Quindi con anche l'appoggio di Giorgia Meloni, Ministro della Gioventù, abbiamo fatto questo tavolo tecnico dedicato a street art, di cui poi naturalmente a Strade d'Arte come associazione è entrata a farne parte al 100% insieme a Inward, che è un'altra associazione di Napoli proprio. Quindi Strade d'Arte, Inward, Flycat, siamo qua.
Quindi possiamo dire la rinascita proprio di una tecnica che è sempre stata vista come qualcosa di negativo e invece diventa positiva. No, questo è il nostro patrimonio, noi siamo italiani, in quanto tale dobbiamo andare avanti. Ok, grazie mille. Grazie. So che non ami essere chiamato Luca, ma io insisterò, Luca. Allora, sei stato, ovviamente ti dividi un po' tra Milano, Los Angeles, giungere nella terra flegrea, qual è l'impressione? Ah, questo è stupendo, io amo Napoli, amo la Campania e tutto il resto appresso, cioè, boh. Io l'unica, come vedete sul collo, ho scritto LA, Los Angeles, questa è stata la terra che mi ha adottato, no? Dopo che persi i miei genitori da piccolino, e quando sono venuto qua ho trovato una seconda terra, e quindi, boh, più di così, che devo volere? Dobbiamo tatuarci CF Campi Flegrei? Probabilmente sì. Va bene, allora al prossimo tatuaggio. Okay. Dai, io, dai. Questo è uomo o donna? Dove ieri? Ah, non so. Non sono io che decido. Come il quello di ieri alla casina là. Sì, lo so. Lo so, in realtà quando faccio questo tipo di performance è lui che si costruisce da solo, per cui o lei, per cui non so se... No, scherzavo, l'ho detto perché ho sentito il tuo discorso ieri, non so. In realtà non ho ancora deciso neanche chi è. C'è già sul web quel video di ieri, eh? Ah, di là. Su montediproce.com. Tutto com, bravi ragazzi, tutto com.